Genova è una città allo stremo, i pronto soccorso sono al collasso. Lei arriva adesso da un sopralluogo al Galliera, che cosa ha visto? Ho visto una situazione indecente dove la dignità dei cittadini è stata veramente lasciata nel cassetto. Penso che quello che ho visto stamattina sia la certificazione del fallimento di una struttura creata dal presidente della regione Toti con Alisa, che non ha saputo gestire né nella prima ondata né nella seconda ondata, dove a maggio avevamo la possibilità di prevenire quello che era l'assunzione di medici, infermieri e OS, e oggi ci ritroviamo con strutture fondamentali strategiche della nostra città, la sesta città d'Italia, in ginocchio. È impensabile che i cittadini arrivano in coda al pronto soccorso e dopodiché essere parcheggiati all'interno della camera calda. Ci tengo a sottolineare camera calda perché non è una struttura adibita alla degenza breve, ma è una struttura adibita all'entrata delle ambulanze, allo scarico e delle persone bisognose di soccorso, e poi deve essere lasciata libera. Quindi, oltre che dal punto di vista sanitario, ci sarebbe da domandarsi il perché sta succedendo questo, sarebbe da domandare al governatore Toti e soprattutto anche al sindaco Bucci, che non risponde mai sulle responsabilità sanitarie, che è il primo cittadino della città di Genova, il perché si è arrivato a questo punto. Perché io direi che sono abbastanza evidenti, c'era la campagna elettorale e il Covid era una cosa da dimenticare nel sereno che continuavano a comunicare chi doveva essere il presidente futuro della regione. Io penso invece che a maggio avevamo la possibilità di assumere medici, infermieri e OS, e oggi ci ritroviamo con 150 persone malate di Covid proprio della struttura sanitaria, e abbiamo un'assoluta inadempienza dal punto di vista della Costituzione. Il diritto alla salute non è più un diritto rivolto a tutti i cittadini, però in questo scenario il sindaco Bucci si permette anche di dire che lui ha il privilegio di avere un percorso prioritario rispetto agli altri cittadini, perché non deve fare la quarantena in caso di contatto con positivo conclamato, e lui è tranquillo perché fa i tamponi quando e come vuole.